pensando a una vacanza alternativa, forse vi conviene fare un colpo di telefono al professor Bonnet. Mettiamo ad esempio che vogliate andare a Sandy Island, tra l'Australia e la Nuova Caledonia. Un'isola lunga 25 km e larga 5. Sembra promettente, no? Beh, peccato che quest'isola non esista, come hanno verificato un gruppo di ricercatori che studiavano la tettonica della zona. In quella zona c'è solo mare, profondo 1400 metri. Luoghi che esistono solo sulle mappe o luoghi che sulle mappe non ci sono mai stati, come ad esempio la città russa di Zelesnorovsk, che per 40 anni, poiché era un centro di produzione di armi al plutonio, non compariva sulle mappe, è una città segreta e ancora oggi è una città chiusa. Quindi se decidete di andare in una di queste località, descritte dal professor Bonnet nel suo libro Off the Map, ricordatevi di inviare una cartolina o se non ne trovate una, inventatevela.